Oh, sveglia! Questo è il mio mondo. Ah, ma perché mi devo sempre trovare in queste situazioni del cazzo? Capolavori a non finire. In Puglia, bellissimo, ci sono 22 gradi e mezzo. Dai! Raga, fa un caldo porco! Cioè, sono partito da Berlino rischiando tutto stamani alle 6 e qualcosa. Perché rischiando? Perché faceva un freddo porco stamani alle 6 a Berlino. Dimentichi sempre che la bellezza della Puglia porta comunque calore, calore. È già, giusto. Sì, e chi l'impazza. E cibo. Esatto. Ma che bello svegliarsi in Puglia. Ritardo assoluto. Ecco la Vince che mi aspetta. Andiamo a scattare. E dai, cazzo, sempre in ritardo sei, minchia. Ritardatario. Dai che ce la facciamo. E comunque, raga, bello, ora c'è il sole, ma il tempo è molto ballerino anche qua, Io mi aspettavo una Puglia molto più soleggiata. Dovevi arrivare Cos'è te. Questa roba? Dovevi arrivare te per portare il maltempo. Certo. Oggi stiamo andando a scattare in una villa privata che c'ha tutta una serie di robe dentro, inclusi anche pezzi d'arte di veramente grande pregio. Addirittura c'è un'illustrazione di Van Gogh, giusto? Mm-hmm. Eccoci qua. Cioè, ragazzi, vi avevo detto, in Puglia il caldo, il sole, bellissimo tempo, Ma guardate che roba. Ma al di là di questo c'è un leggero venticello che picchia veramente forte. Questa zona qua, con queste anfore e queste scale, mi piace veramente un botto. Non so se ve lo fa anche a voi, ma quando andate in delle zone vedete degli spot che ci vedete proprio le vostre fotografie. Ecco, in questa zona qua, questo tipo di situazione secondo me è veramente molto figo. Avrei stra preferito che fosse tipo tutto bianco, però come texture questa è onestamente bellissima. Allora raga, abbiamo finito, non è andata male, no? Abbastanza bene, diciamo, dai. Sentite che entusiasmo che ha Massara per dire No, abbiamo testato un po' di cose. Non quelle che volevamo, infatti vi stavo dicendo, volevamo fare queste prove col flash, ma poi non le abbiamo fatte perché comunque... Domani. Esatto, domani un altro giorno e quindi noi ci vediamo domani. Ciao! Buongiorno, allora, nuovo giorno, nuovo servizio. Ora sto andando a prendere Vince, cioè Vince viene a prendere me. Oggi sarà una giornata un po' diversa da ieri perché non scatteremo singoli ritratti, dovremmo parlare di una storia. Faccio anche vedere dove andremo a scattare. Mentre aspetto Vince, che ancora non c'è, voglio andare a perlustrare un po' questa zona qua, che secondo me è interessante. Allora, questo tipo di bianco in Puglia, che ovviamente mi ricorda molto Stuni, che credo che fosse utilizzato tipo per disinfettare. Ciao Micino. Ciao piccolino. Ciao. Ciao. Che cosa fai? Bella. Ma quanto è bella la Puglia. La Puglia è uno di quei posti dove se ci vieni ti innamori. Cibo buono, meteo una bomba. Guardate qua che roba. Bella gente, grandissima ospitalità. Mi piace veramente un botto. Sveglia! Devi essere puntuale, cazzo! Minchia, io sono puntuale, sei te che stavi lavorando stamattina! Allora,
oggi abbiamo quanto di tempo? Un'ora di macchina? Un'ora circa. Andiamo a Pezze di Greco, che è anche vicino alla selva di Fasano, molto bella. Poi dopo vi faremo vedere su strada un po' i paesaggi. Ma dove cazzo vai? Ma lo vedi che è qua? Cioè, ma io vado a giro con questo che è pugliese. Siamo a Noci, prendo una strada senza sfondare. Tutto ciò in diretta, c'è anche Goran Chris. Ah, Goran Chris al telefono. Saluta YouTube, Goran. Ciao ragazzi di YouTube. Grande Goran. E quindi mi son perso, senza navigatore sto andando. Cioè, non sa neanche dove va. Minchia. Ma uno dice, cavolo, deve arrivare a scattare a quell'ora là. Cazzo, sbaglia la strada ogni 5 minuti. Ma così arriveremo prima o poi. Cazzo. Vi vedo bene per due. Sì. No. Ho trovato la strada. A posto, dai. Ce l'abbiamo fatta. Cioè, questi posti, ragazzi, sono bellissimi. Che poi, quando una persona non è di un luogo, vede delle cose, dice tutto: ah, questo è bellissimo. E magari invece per loro sono cose normali, perché sono a ogni angolo. Non dimentichiamoci però che è proprio attraverso la fotografia che possiamo andare oltre alla comune apparenza delle cose e tornare in qualche modo a relazionarci col mondo con gli occhi di un bambino che non vede l'ora di scoprire e di raccontare nuove meraviglie. Giro della villa abbiamo fatto, sono veramente smanioso di iniziare. Vince si sta già armando e quindi devo farla anche io. Cinture barbershop, queste cinture me lo chiedete ogni volta che le vedete, me ne scordo sempre, non lo dico quasi mai. A9 2, lenti ovviamente 35 G-Master 1.4, 50 1.2 G-Master e inseparabili chiaramente la mia Insta 360 con cui vi porterò con me all'interno di questo servizio. In Puglia non puoi lavorare senza mangiare. Uno spuntino per noi, che fai? Non te lo mangi? Io veramente ho difficoltà a uscire da qua senza prendere 10 kg. Ma anche questa ce la siamo portata a casa. Vamos. E finalmente, dopo giornate di lavoro assurde e una bella doccia, eccoci qua. Buonasera. Dove possiamo metterci? Senti, vai poco. Accanto a questa macchina qui nera? Sì, però no, puoi trattenerti poi avanti però. Va bene. Posso dire che non ho capito un cazzo. Non ho capito un cazzo. Guarda roba. Comandi. Qua. Top. Avanti. E noi andiamo a cena. Chiedi. No. C'è una scolaresca. No, ma ci sarà la gita. No. Come minimo non posso vloggare perché tutti mi dicono: oh, guarda quel boomer che vlogga. Guarda che figone. Ciao bell'uomo. Bellissimo. Rob, allora, che vuoi? Devi citare il luogo, per favore, va bene? C'è un piacere. Pizzeria, eccola, brasceria, Suz. E Ale, oh, minchia, madre. Ciao, raga. Sopravvivi a Foggia. Madonna mia, davvero. E anche qua abbiamo dato. E basta però. Abbiamo magnato e mo andiamo a digerire. Basta, Notte.